Dalle parole ai fatti. Così la neonata associazione Scegliamoci il futuro ha messo in campo il primo incontro dedicato a profeti in patria. Protagonista è stato Emanuele Frusi con il team del gruppo 42 STEM, conosciuto più a livello nazionale e internazionale che in Alto Tevere. Uno degli scopi principali dell'associazione Scegliamoci il futuro è infatti quello di valorizzare personalità che esaltano il capitale umano locale. Allora, l'associazione è nata a gennaio del 2023, quindi è una neonata e questo è il primo evento che abbiamo organizzato, quindi è come se fosse per noi un battesimo. L'associazione, che è un'associazione, non ha scopo di lucro, ha come obiettivo quello di promuovere eventi culturali, sociali e in ambito anche delle problematiche relative alla comunità di Città di Castello ed essere più vicini ai problemi dei nostri, diciamo, dei nostri cittadini. Sensibilizzare il territorio, avvalendosi di un racconto fatto da persone che dal territorio sono partite e hanno avuto la fortuna di partecipare a quella meravigliosa macchina che sono il cinema e la televisione, è stato il nodo di questo primo appuntamento. Nell'ottica del progetto Profeti in Patria abbiamo identificato in Emanuele Frusi una delle eccellenze che il territorio ci dà, nel senso che il principio di Profeti in Patria è proprio quello di andare a trovare quelle persone che hanno delle caratteristiche professionali e artistiche per realizzare le quali sono stati spesso costretti ad andare all'estero o addirittura sono più conosciuti all'estero o oltreoceano di quanto non siano conosciuti dal vicino di casa. In questo Emanuele Frusi è un rappresentante che oltretutto il caso ha voluto che fosse effettivamente un mio vicino di casa ed era una mia ambizione quella di poter riuscire a ritrovare queste persone, perché in passato per motivi personali e professionali ho avuto modo di conoscere e ho avuto anche la fortuna di conoscere degli artisti che lavoravano all'estero ma di cui in patria appunto non era a conoscenza nessuno delle loro qualità.